Ciao ragazze, bentornate sul canale. Oggi un video diverso, finalmente un video tag che a me piacciono tantissimo. Rispondo al tag di Danielita92 che mi ha taggato e il tag, come avete visto appunto dal titolo, music tag, quindi il tag della musica. Danielita92 che appunto ha un canale qui su YouTube ed è una ragazza dolcissima, l'ho sempre detto, ho collaborato tante volte con lei, mi segue sempre, la seguo sempre e volevo appunto dire, vi lascio il canale giù nell'info box, andate a dargli un'occhiata perché non vi annoierete con lei, perché è un canale molto non fisso, statico, ma parla di tante cose, quindi attualità, gossip, musica, cucina, fa tante ricette, video ricette, fa anche di lavoretti, quindi DIY, si dice così, non lo so, e tanto altro, quindi scopritelo perché è un canale molto funzionale, ma soprattutto è vasto, fa tante cose. Allora, mi sono iscritto da chi è stato ideato, quindi diciamo la creatrice, Tati Kaka, spero di averlo pronunciato correttamente, non è una parolaccia, non è un, insomma, è un nome. Tati Kaka, metterò comunque giù nell'info box il suo video e metterò anche quello di Danielita92, così che chi se l'è perso se lo può andare a vedere. Allora, sono ben, vi dico quante domande, sono 10, la decima è tagga qualcuno, quindi partiamo dalla prima domanda. Qual era il tuo genere preferito? Allora, sicuramente un po' tutta. Ho risposto tante volte vari tag che ho fatto all'inizio, c'era un po' anche di queste domande, non so però se l'ho detto che io nell'adolescenza ascoltavo molta musica napoletana, l'ascolto tuttora perché mi piace, penso che sia la musica più bella dopo forse quella italiana, perché l'esprimersi di un napoletano è molto differente, ha un po' più di passione. Non dico che quelli italiani sono brutti, assolutamente, attenzione, sono soltanto due differenti tra virgolette culture musicali partenopea, quindi mi piace tutta la musica partenopea perché il mio papà, insomma, sono stata abituata ad ascoltarla con lui. Quindi qual era il tuo genere preferito? Diciamo che avevo una vasta scelta dall'italiano a quella, insomma, un po' più partenopea, ma anche pop. Quale era la tua band preferita? Allora, se parliamo di adolescenti, i Take That e i Backstreet Boys, cioè proprio a palla, non vedevo solo loro. Sì, poi sono usciti i Bonzai o i Bonzoi, i Blue, però i Backstreet Boys, cioè, per me erano forever. Ovviamente dopo i Take That, perché ci sono stati prima i Take That, sì. Comunque, vabbè. Qual era il tuo o la tua cantante preferita o preferito? Allora, diciamo che ne ho avuti un po'. Beh, con i napoletani, ok, un'altra storia. Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Umberto Tozzi, Renato Zero. Uno proprio in particolare, forse è stato... Allora, che casino. Veramente è tutta bella la musica. Se poi la sai ascoltare, ancora meglio. Però i preferiti sì, erano questi. Forse quella che prevaleva di più in quel periodo era Laura Pausini, insieme a Eros Ramazzotti. La canzone che ti faceva piangere o commuovere? Beh, ce ne sono tante. Cioè, ce ne sono veramente tante di canzoni. Ci sono determinate canzoni che le ascolti magari in un periodo della tua vita delicato, comunque che hai passato dei momenti brutti, che una canzone magari ti fa pensare o ricordare o affiorare dei ricordi e quindi ti fa venire da piangere. Ma puoi ascoltare anche una canzone e piangere per la bellezza della canzone in sé, per quello che rappresenta. Però non ne ho una in particolare, perché sono tante le canzoni che hanno, insomma, diciamo, nella tappa della mia vita sono tante le canzoni, alcune napoletane, alcune italiane, tipo Mia Martini, quindi Meno tu dell'universo, quindi penso che ci siano molte canzoni validi per cui piangere.
La canzone che ascoltavi all'infinito. Allora, rispondo a questa che poi rispondo anche subito a quella dopo perché si collegano. C'era un periodo che ero andata in fissa con la canzone di Cher, Believe, sì. E l'ho ascoltata talmente tanto che mi piaceva talmente tanto che alla fine l'ho odiata. Perché infatti la sesta domanda diceva la canzone che odiavi, che non sopportavi. Ecco, quella l'ho talmente ascoltata tantissime volte che alla fine mi è andata a stufo. Quindi quando la sentivo in radio dicevo che palle, mamma mia, basta. Ecco. La canzone con il miglior testo. Allora ragazzi, anche qui andando appunto, io sono dell'83, quindi diciamo che ho ascoltato tante canzoni bellissime con tanti testi. La migliore in assoluto, io credo che non c'è una canzone, perché ce ne sono tanti, tipo La cura di Battiato, vabbè, Vasco Rossi, oddio, come se, non mi ricordo la canzone. Un senso a questa vita. Quella sì, un senso. E poi vabbè, Mia Martini, Almeno tu nell'universo. E poi ce ne sono tante altre. Però ecco, La cura credo che sia la canzone. Insomma, il testo bello. È un bel testo. Ve ne leggo un pezzettino. Ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che ad oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tutta natura normalmente attirerai. Scusate, che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni, dalle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti più invecchiare, e guarirai da tutte le malattie perché sei un essere speciale e io avrò cura di te. Credo che questo sia un testo bellissimo, molto bello. Comunque, vabbè, è scritto in piccolissimo, io sono senza occhiali, è un casino, non mi ingrandisce nemmeno, non so perché, e vabbè, andiamo avanti. Forse velocizzerò il testo per non... che YouTube, non lo so, potrebbe bloccarmi il video, comunque potrebbe dirmi che c'è qualcosa che non va. Ok. Poi, dopo questa la canzone col miglior testo, 8. Qual era il tuo CD preferito? Vabbè, di Laura Pausini, forse il primo o il secondo, dove c'erano tutte le canzoni, La solitudine, la canzone sull'amicizia, però non mi ricordo il nome del CD, però erano una serie di il primo album forse, o il primo o il secondo. La tua sigla dei cartoni animati preferita. Allora, io ne ho tante di sigle, di sigle di cartoni animati, partendo dai Puffi, dalle di Oscar, c'era anche quell'altra canzone, aiuto, Memole, tanti. Poi c'era Piccoli problemi di cuore, che ormai era impazzita sia come cartone che come sigla. Però visto e considerato che avevo già canticchiato questa canzone, avevo già detto quali erano le mie, ve ne dico un'altra che non ricordo se l'ho detta, ma che lo dico qua, ed è l'incantevole Crimi, pari in pampù, in poche parole, Yumi, la protagonista piccolina con i capelli corti blu, erano blu? Sì, mi piaceva tanto, era l'unica canzone che, cioè, quando la facevano mi mettevo a cantare a squarciagola, e canterò un pezzettino, manderò velocizzato, ho il testo qui, andiamo un pochino. Allora, io dolce amica mia, è bello che tu sia vivace, svelta e carina come me, ma poi con la fantasia è un tocco di magia, io ora non c'è più, e invece Crimi ci sei tu, tu, mo sono inventato, pari in pampù, eccomi qua, pari in pampù, ma chi lo sa, se babbo, mamma e Toshio, lo sa che io sono proprio io, pari in pampù, spesso lo sai, pari in pampù, combino guai, ma poi è nega, in coppia son qua, e guaio presto sparirà, pari in pampù, basta. Ok, stop. Insomma, abbiamo fatto qua già piove tutti i giorni, adesso sicuramente fuori diluvia, c'è proprio la neve a Quazzone. Perfetto, l'ultima domanda è tagga qualcuno. Allora,
Ovviamente taggo tutte le persone che vogliono fare questo tag, però vorrei in particolare taggare allora, il mondo di Erika, un bacio, e Steffi Channel, un'altra ragazza dolcissima, e poi poi basta, dai. Basta così per oggi. Taggo loro due, vi metto giù nell'info box il canale di Danielita92, che molte di voi la conosceranno sicuramente, è una ragazza molto dolce e ha un canale molto ricco, dove, insomma, come dicevo prima, è molto vasto. Non trovi solo una cosa, ma trovi tante cose. E vi metto il, aspetta, com'è che si chiama? Tati Kaka, l'ideatrice appunto del tag, nell'info box, e poi i canali delle persone che ho taggato, Steffi Channel e Erika, il mondo di Erika. Io niente, vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao ragazze!